Nerone, facciamo il video ora, ok? Dai, facciamo il video. Ah, dai, facciamo il video. Poggiamo il telefono qui. Ok, andiamo. Ah, ma qua, già qua il video, Nerone. Non me ne sono accorto, tu te ne sei accorto? Ah no, lui manco se ne è accorto. Ok, facciamo subito sta intro perché sennò è della 30 anni. Ok. Basta. Bloccate sento me. Oggi ragazzi sono così. Così io. Oggi ragazzi. Ragazzi io farò come leggeva il titolo. Vi farò vedere le magliette che ho e le carte speciali che ho. Partiamo dalle magliette. Gli do pure un voto. Gli do. Allora, le magliette sono. Le magliette sono 7 e le carte speciali sono 18. Ok. Quindi 7 più 18 7 più 18 7 più 18 25, quindi vi farò vedere 25 figurine. Partiamo dalle magliette. La prima maglietta è quella del Bologna con la numero 58. Beh, questa maglia. Aiuto, ok. Abbiamo la maglietta del Bologna con il numero 58. Questa maglietta è un poco. Non mi piace. Gli do un 4. Un 4 gli do. E voi ragazzi, che voto gli date? Scrivetemelo sotto i commenti. Poi abbiamo la maglietta dell'Empoli con il numero 141. Questa maglietta proprio fa. Non mi piace. Quindi gli do un 2. Basta. Non commento, 2. Scrivetemi, e voi scrivetemi nei commenti che voto gli date. Ancora maglietta del Bologna dell'Empoli. Poi abbiamo maglietta del Milan con la numero 338. Questa maglietta, anche se sono juventino, mi piace. Quindi ragazzi, gli do un 10. Ok. Un attimo. Ragazzi, rieccomi qua, scusate. Abbiamo la vetta del Milan, ho detto anche se sono juventino, questa maglietta mi piace, gli do un 10. E voi che voto gli date? Scrivetemelo nei commenti. Mamma, un attimo, mamma! Mamma! La zia Anna ti vuole! Poi abbiamo la maglietta del Cagliari con la numero No, 85. non Con la numero 85. Questa maglietta mi piace, gli do un 6. sto facendo la doccia, Gli niente. do un 6. E voi che voto gli date? Scrivetemelo nei commenti. Poi abbiamo ancora la maglietta del Cagliari. E poi l'ultima maglietta è quella del Chievo Verona con la numero 114. Questa maglietta è gialla, sì. A me il giallo mi piace. Quindi gli do un 9. No, gli do. Aiuto. No, gli do un 10 perché. C'è un 9, oh mio Dio, che farete? Boh, io non lo so. Boh, avete a questo. Io gli do un 9, va bene? Non gli voglio dare un 10 per così. Va bene? Non gli voglio dare il 10. Gli voglio dare il 9. Se lo merito. Va bene? Boh, ma avete a questo. 10. Ok. E
Io do un 9 e voi che voto gli date? Scrivetemelo nei commenti. Ok, abbiamo finito di farvi guardare le magliette. Ora passiamo alle carte speciali, che sono assai. Passiamo a questa, che sono tre giocatori dell'Italia maschile con il numero 727, che sono Federico Di Marco, Manuel Locatelli e Ronaldo Mandragora. Allora, perdonatemi. Beh, in questa carta io do un 10. Mi piace. Perché, cioè, aiuto. Sono dei giocatori molto giovani. E poi la carta qua, quella d'oro, mi piace un sacco. Proprio con i giocatori, quelli con i blu. Mi piace, io do un 10. E voi che voto gli date? Scrivetemelo nei commenti. Poi abbiamo Nicolò Barella del Cagliari con la numero 86. Beh, in questa carta io do un 5. Un 5 io. E voi che voto gli date? Scrivetemelo nei commenti. Vado veloce perché sono sto video dura 30 anni. Abbiamo questa che già abbiamo visto ora. Poi abbiamo l'Atalanta con Duvan Zapata e Milano Ri... Mamma! Non gridare voci! Non buttare voci! Abbiamo l'Atalanta con Duvan Zapata, Milano Rigoli e Mario Pasalic con il numero 30. Questa carta la odio perché ha fatto 3 gol contro la Juve. Quindi in questa carta gli do un 0. Va bene? Gli do un 0. Perché ha vinto contro la Juve sta cosa qua. Gli do un 0. E voi che voto gli date a questa squadra? Scrivetemelo nei commenti. Poi abbiamo il Bologna, Renato Dallara, con il numero... Tanto la chewing gum qua. Con il numero 41. Beh, questo stato ci devo pensare perché è bello, sì, è bello, però vabbè. Ragazzi, ci do un 10. Un 10. Io do un 10. Va bene? E voi che voto gli date? Scrivetemelo sotto i commenti. Perché commenti con la D, non lo so. Ok. Poi abbiamo ancora lo stato del Bologna, Renato Dallara. Poi del Bologna, Federico Santander, la numero 57. Questa qua non mi piace. Io do un 3. E voi che voto gli date? Scrivetemelo sotto i commenti. Poi abbiamo tre giocatori dell'Italia femminile con la 723, che sono Martina Rosucci, Barbara Bonansea e Valentina Cernoia. Questa carta, vabbè, gli do un 6. No, ragazzi, non potete capire. Ho levato la cosa, se era caduto il telefono, ho fatto così e si è levato. Ora come la impicci, cospa? Guardate. Martina Rosucci è morta. Aspetta, vediamo se la posso incollare. Ce la devo mettere uguale. Ok, l'ho messa, raga. Ho messa io. Yeah. 1, 2, 3 e 4. Ok. L'ho incollata. Ok. È risuscitata. In questa carta
gli do un 10 perché la giocatrice è morta e io è risuscitata. Sono stato onesto che l'ha carezzato, quindi io gli do un 10. Che storia triste. No, vero, gli do un 10. E voi? No, mi sono scordata. E voi che voto gli date? Scrivetemelo sotto i commenti. Poi questa squadra già l'abbiamo detta. Poi abbiamo tre giocatori dell'Italia femminile con la 724, che sono Ilaria Mauro, Cristiana Girelli e Daniele Sabattino. In questa carta gli do un bel 7. Quindi gli do un 7.